Ciao a tutti e a tutte! Allora, ho una magnifica, dal mio punto di vista almeno, informazione da darvi. Se mi seguite su Instagram sapete che avevo fatto un sondaggio in cui avevo chiesto se vi poteva interessare un gruppo di lettura e soprattutto un gruppo su Facebook. Ad entrambi questi sondaggi ho vinto la risposta sì. Quindi ho creato un gruppo Facebook, il cui nome è GB Squad, poi ve lo lascio qui sotto, scritto qui sotto. E nel gruppo poi alcuni di voi si sono già iscritti e ho chiesto, quindi ho fatto un sondaggio anche nel gruppo Facebook perché ovviamente volevo essere sicura. E anche lì ho chiesto se quindi vi andava bene, vi poteva piacere l'idea di un gruppo di lettura. Anche in questo caso la risposta è stata sì e quindi oggi parliamo dei libri che vi propongo per il gruppo di lettura. Prima di dirvi che libri ho pensato di mettere, insomma di farvi scegliere, vi spiego un attimo come ho pensato di organizzare il gruppo di lettura. Allora, io prima di tutto appunto selezionerò dei libri da farvi votare nel gruppo Facebook, quindi se volete partecipare al gruppo di lettura vi dovete iscrivere al gruppo di Facebook. Io ho pensato di scegliere un libro per ogni più o meno genere, quindi un libro per il genere classico, per il fantasy, per la narrativa, un saggio, graphic novel, horror e mi manca l'ultimo, e thriller. Non ho inserito i romance perché sapete che io non leggo assolutamente romance e anche volendo non saprei proprio che libri inserire. Quindi in totale noi avremo 8 libri, tra cui voi avrete 8 libri tra cui scegliere. Io ogni volta poi farò un video qui su YouTube in cui vi illustrerò la trama dei libri che ho pensato di inserire nel sondaggio e poi farò il sondaggio sul gruppo Facebook. Penso di... Non so quanto tempo in realtà lasciare aperto il sondaggio, questo devo ancora pensarci. Comunque lascerò aperto il sondaggio per qualche giorno, dopodiché quindi verrà proclamato sul gruppo il vincitore e in linea di massima ho pensato di dare 2 mesi per il gruppo di lettura, perché ognuno ha dei tempi di lettura diversi. C'è chi legge il libro in una settimana, chi in 2 giorni, chi in 1 mese e mezzo, e quindi ho pensato di facilitare un po' le cose e di lasciare a tutti noi un buon margine di tempo. Detto questo, poi una volta scaduti i 2 mesi io penso di fare una diretta su Facebook, anche se la cosa sarà molto imbarazzante, io mi impappinerò un sacco perché voi non avete idea di quanto tagli per fare un video su YouTube. Però mi sembrava corretto e anche più bello darvi la possibilità di partecipare in un video che parla di un libro scelto da voi e quindi niente, questo è quanto, mi sembra di avervi detto tutto e direi che possiamo partire con i libri che ho scelto per questo primo gruppo di lettura. Alcuni di questi libri li ho già a casa con me, altri no. Comunque cominciamo con il genere classico. Per il classico io ho pensato a Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Io ho l'edizione di Burr che viene attorno ai 10 euro, più o meno tutti i libri vengono attorno ai 10 euro a parte qualche eccezione. Abbiamo Dorian Gray, che è un giovane di straordinaria bellezza che si è fatto fare un ritratto da un pittore. Dorian, ossessionato dalla paura di invecchiare, attraverso un sortilegio ha fatto in modo che i segni della vecchiaia non compaiono sul suo volto ma sul ritratto. Non vi svelo troppo perché secondo me anche la trama che trovate ad esempio anche su Amazon è un po' troppo spoilerosa, però in sostanza questo è il succo più importante. E niente, direi che passiamo al prossimo libro. Per il genere giallo invece ho pensato a Uno studio in rosso di Arthur Conan Doyle, che viene sempre attorno ai 10 euro. E se non lo sapete, questo, e vi dico solo questo, questo è il primo libro scritto da Arthur Conan Doyle su Sherlock Holmes e il Dottor Watson. Per il thriller ho pensato a Uomini che odiano le donne di Stieg Larsson,
che viene sempre attorno ai 10 euro. Sono passati molti anni da quando Harriet, la nipote prediletta di un potente industriale di cognome Banger, non mi ricordo il nome, è stata rapita. Ormai molto vecchio, Henrik, ecco il nome del potente industriale, decide ancora una volta di provare a indagare su questa scomparsa che ha segnato tutta la sua vita. L'incarico di cercare una volta per tutte la verità viene affidato a un giornalista, Michael Blomqvist, che è appunto un giornalista di successo, e con l'aiuto di Lisbeth Salander, una giovane hacker, riesce a scoprire un sacco di scoperte piuttosto spaventose sulla famiglia Banger. Per il genere horror ho pensato ovviamente a Stephen King, quindi ho scelto Pet Sematary, spero di averlo pronunciato correttamente, di Stephen King appunto, e anche in questo caso siamo attorno ai 10 euro. In una giornata di fine estate abbiamo la famiglia Creed che si stabilisce in una zona tranquilla di un sobborgo residenziale nel Maine. Non lontano dalla loro casa sorge appunto Pet Sematary, cioè il cimitero dei cuccioli. Un luogo dove i ragazzini del circondariato usano seppellire i propri cuccioli, i propri animaletti morti. Ben presto però la serena esistenza della famiglia Creed viene sconvolta da fatti strani, risvegli malefici, tutte queste cose insomma alla Stephen King. Poi passiamo ai graphic novel, questo è ovviamente il libro che costa di più. E ce l'ho a casa, si tratta del Suono del Mondo a Memoria di Giacomo Bevilacqua, edito da Bao, e appunto come prezzo di copertina ci sono scritti 21 euro, ovviamente con lo sconto del 15% di Amazon lo potete trovare penso sui forse 18. Abbiamo sostanzialmente il protagonista, Sam, che deve scrivere un articolo piuttosto importante e che necessita che lui vada a Manhattan e che non parli con nessuno. Sono veramente molto molto curiosa di leggere questo graphic novel e quindi ho pensato di inserirlo qua dentro. Poi per quanto riguarda il genere narrativa ho inserito La sovrana lettrice di Alan Bennett, che forse è il libro che costa meno, attorno agli 8 euro. Per un puro accidente la sovrana scopre il piacere della lettura, non può più farne a meno e quindi cerca in qualche modo di convincere anche chiunque gli capiti a tiro di iniziare a leggere. Per quanto riguarda i saggi ho inserito Breve storia di quasi tutto di Bill Bryson, edito da Tea con un prezzo di copertina di 10 euro. Con questo saggio Bryson ci farà incontrare le personalità più importanti che hanno scritto e stanno scrivendo la storia della scienza. Per quanto riguarda invece il libro fantasy, questo è l'ultimo libro previsto per il GDL, è Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood, edito da Pontella e Grazie, che potete trovare con un prezzo di copertina di 16 euro, quindi anche questo è il più caro dopo il graphic novel. Questo è sostanzialmente un distopico in cui abbiamo un mondo devastato dalle radiazioni, in cui gli Stati Uniti sono uno stato totalitario che basano il loro potere sul controllo del corpo femminile. Io parlandovi di questi libri sono comunque stata molto 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 riassuntiva, ma qua sotto li trovate tutti quanti linkati ad Amazon, così potete per bene leggervi la trama e quindi poi andare sul gruppo e scegliere il libro che vorreste leggere. Spero che i libri che ho scelto vi possano in qualche modo interessare, almeno uno spero che ci sia che vi possa interessare. Fatemi sapere quindi se siete iscritti, se vi andate a iscrivere alla pagina, oppure se non lo farete pazienza, e fatemi sapere se insomma queste scelte vi sono piaciute, se avete anche altri suggerimenti per un prossimo GDL, ovviamente è tutto ben accetto. E qua sotto trovate poi tutti i miei social, quindi il blog, la pagina Facebook, il gruppo Facebook, Twitter, Instagram e Goodreads, e noi come sempre ci possiamo vedere ad un prossimo video. Ciao!